Non si placano le polemiche che hanno colpito la 93esima adunata degli alpini conclusasi lo scorso weekend a Rimini. I tanti episodi denunciati dalle donne relativi a molestie subite stanno chiamando in causa molte istituzioni pubbliche. Sono 160 i racconti riportati da altrettante donne che denunciano abusi, ma l'associazione, non una di meno, ha comunicato in una nota che le segnalazioni sono almeno 500. Dopo l'incontro avvenuto ieri, 11 maggio, con donne e avvocati, l'associazione ha emesso questa nota. Consideriamo necessario che ci siano delle denunce per credere alle verità delle molestie. Sappiamo che sono accadute molte più di quelle che sono arrivate a noi. In questo caso le denunce possono essere uno strumento in più perché le molestie che si ripetono ad ogni adunata non possano essere ignorate come in passato. Anche l'Associazione Nazionale Alpini interviene sulla vicenda, prendendo le distanze su quanto accaduto. L'Associazione Nazionale Alpini prende le distanze, stigmatizzandoli dai comportamenti incivili segnalati, che certo non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodisce e porta avanti. Al tempo stesso sottolinea che dopo gli opportuni accertamenti risulta che alle forze dell'ordine non sia stata presentata denuncia. Rileva poi che quando si concentrano in una sola località migliaia di persone per festeggiare, è quasi fisiologico che possano verificarsi episodi di maleducazione, che non possono inficiare il valore dei messaggi di pace, fratellanza, solidarietà, amore per la patria, che sono veicolati da oltre un secolo dall'adunata. Il presidente della provincia Rucco è chiaro e va dritto al punto a nome degli enti che rappresenta e dei tanti sindaci vicentini. Lo ribadisco senza esitazione, afferma Rucco, il nostro territorio deve tanto agli alpini. Gli alpini ci sono sempre quando abbiamo bisogno di una mano ed è nostro dovere come istituzioni ringraziarli. Il presidente della provincia più alpina d'Italia non si tira indietro neppure davanti ai casi di molestie. Ci sono stati episodi di molestie e mancanza di rispetto nei confronti delle donne, dichiara Rucco. Non importa quanti e non importa se seguiranno denunce, ciò che conta è che sono successi, come si stanno verificando a Torino in occasione dell'Eurovision Song Contest, come si sono verificati a Milano a Capodanno, come si verificano sempre quando ci sono alte concentrazioni di persone, anzi di branchi, perché il problema è questo, un problema culturale e di educazione.